faccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mill che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mill su YouTube. Trovi di tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo outfit ragazzi, tutto quanto glitchato, o meglio tutto quello che si poteva glitchare l'ho glitchato. Per partire abbiamo bisogno di un outfit con pantalone nero che potete portare fuori da una qualunque attività, e una volta che avrete questo outfit, questo completo diciamo, possiamo incominciare. Allora, quando abbiamo il completo dobbiamo incominciare dalla parte superiore, dobbiamo, non è necessariamente, possiamo incominciare anche dalla parte inferiore. Allora andiamo in giacche aderenti e andiamo a scegliere la giacca nera aderente ragazzi. Una volta scelta la giacca nera apriamo il menu interazione, tasto touchpad, andiamo in giubbotti antiproiettile e andiamo verso sinistra di 2 e selezioniamo il giubbotto antiproiettile nero. Verrà buggato solo con questa giacca, però ragazzi lo fa, quindi non adoperate altre giacche perché non vi riuscirà, o meglio solo con le giacche a righe. Una volta messo questo giubbotto antiproiettile scegliamo i guanti, ci sono vari tipi di guanti, io però metto quelli di pelle neri aperti che mi piacciono, però voi potete scegliere quello che volete. Questo completo si può fare solamente sul personaggio donna ragazzi, per il personaggio uomo porterò un altro modo per farlo. E a questo punto andiamo, avendo il pantalone nero dobbiamo mettere una sneakers, mettiamo una sneakers bianca e nera e automaticamente avremo le caviglie buggate, o meglio le caviglie invisibili, quello che comunque piace a molte persone. E adesso andiamo a togliere il casco ragazzi, togliamo il casco perché il casco non ci serve e andiamo a salvare il completo insomma. Però prima di salvare il completo mettiamo il rebreath, il respiratore, non lo so se si chiama rebreath, rebeard, rebreath, comunque dai ragazzi mettiamo il respiratore. Una volta messo il respiratore andiamo a salvare il completo, salviamo. A questo punto ragazzi c'è un altro passaggio che dovete fare, cioè mettere il visore notturno assieme al respiratore. Per fare questo dovete avere il visore notturno salvato su un altro completo, come ce l'ho io. Una volta che l'avrete salvato su un altro completo basterà indossare il completo dove avete il visore notturno e poi tornare sul completo che vogliamo modificare. Qui vi faccio vedere come mettere solamente il visore notturno senza, diciamo, senza passamontagna. Allora, per fare ciò dovete andare nello yacht, dovete indossare il visore notturno, entrate nell'idromassaggio, vi dovrà mettere il costume automaticamente, mi raccomando, mettete una C4 vicino al bordo mentre siete fuori dall'acqua e vi fate esplodere. Automaticamente quando respawnate vi troverete con il respiratore insomma, e senza cappuccio nero, senza il nero. Ovviamente il personaggio sarà pelato, però se andrete a fare un completo di questo tipo neanche si vede. A questo punto ragazzi che cosa dovete fare? Dovete salvarlo, ma non salvatelo nello yacht perché altrimenti non funzionerà. Quindi torniamo al completo. Quando abbiamo messo il visore notturno andiamo a selezionare un completo ragazzi, andiamo a selezionare il completo di drone, dobbiamo averlo già salvato questo completo, quindi innanzitutto salviamo questo qui e poi abbiamo il completo di drone. Quindi andiamo con il completo di Tron senza ovviamente selezionarlo da dove sta
la cassiera, perché altrimenti si buggerà e non riuscirà in pratica il glitch. Una volta fatto ciò, ci avviciniamo alla macchina e facciamo il glitch per passare il casco sotto l'altro completo che noi vogliamo. Quindi ci avviciniamo alla portiera, tutto quello che state vedendo, insomma, paracadute, il completo selezionato, e andiamo a selezionare, quando saliamo in macchina, il completo che vogliamo noi. A questo punto abbiamo l'effetto desiderato e andiamo a salvare questa parte del completo. Mancano ancora due cose, ragazzi, e poi avremo terminato questo super completo moddato. Diciamo che è veramente il top che si può fare senza avere un mod menu. Diciamo che stiamo facendo un completo che potrebbe fare un modder, insomma. A questo punto che cosa facciamo? Se siamo CEO, chiamiamo un elicottero, altrimenti andiamo all'eliporto e andiamo a prendere l'elicottero. Io sono CEO, quindi chiamo l'elicottero, indosso il completo con il borsone, e adesso andrò ad applicare il borsone al completo che avete appena visto. Sapete tutti come si fa per passare il borsone da un completo all'altro, però ve lo faccio rivedere, anche perché lo devo fare anch'io. Quindi decollate con l'elicottero, prendete quota, una bella altezza. Io adesso mi avvio verso il negozio di abbigliamento, l'altro, e aprite il paracadute. Quando siete con il paracadute aperto, andate a selezionare il completo che volete modificare, in questo caso il completo su cui stiamo lavorando, e andiamo ad atterrare. Io sto cercando la direzione del negozio di abbigliamento perché poi andrò a mettere l'ultimo oggetto. Comunque andiamo ad atterrare. Una volta che siamo atterrati e il personaggio si starà togliendo il paracadute, selezionate il completo dove volete mettere il borsone. Come per magia avrete il borsone, ragazzi, sul completo che volete voi. Mi tolgo la pulizia perché mi rompono i coglioni. E una volta fatto ciò, che cosa dobbiamo fare? Andiamo a salvare questo completo. Salviamo il completo e mettiamo, una volta salvato il completo, mettiamo la tuta da pilota, ragazzi, la tuta da pilota nera, ovviamente. Io ce l'ho nei miei completi salvati perché stavo facendo, diciamo, già questo completo, però comunque voi la potrete mettere sul momento, insomma. Quindi fate voi. Allora, una volta che avete la tuta da pilota, andate allo strip club o night club, come cazzo lo volete chiamare, al putty club, come pare a voi. Andate a piedi e entrate dentro. Una volta che siete entrati dentro, vi toglierà il tubo, lo sapete tutti, penso che questi glitch sono vecchi come il cucco, insomma. E una volta entrate dentro, che cosa dovete fare? Selezionate il completo su cui state lavorando e basta. In pratica, quando uscirete, vi rimarrà il tubo della scuola di volo, insomma, della tuta da pilota. Detto questo, ragazzi, spero che il completo vi piaccia. Il video finisce qui, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti!